Io sono stato già presentato come napoletano, quindi posso alzarmi e esprimere la mia caratterialità non canadese. Tra l'altro ho fatto un errore terribile oggi pomeriggio. Io sto soffrendo un freddo incredibile, ma proprio sono venuto a Pisa a prendere il freddo, avrei potuto essere a Toronto adesso, dove ci sono solo meno 2 gradi in questo momento. Se qualcuno ha un maglione inizierà a balbettare, per piacere passatemi. Io non sapevo che fosse esterno, però è una sala bellissima, tornerò col glicine in estate e in primavera. E prima di me sono state già dette moltissime cose sulle quali io non mi ripeterò, ma hanno fatto da panorama e da contesto per quella che è stata non soltanto la storia della recezione di Grundrisse, ma un po' del dibattito marxista in Italia, con alcuni riferimenti in altre parti del mondo. E io cercherò di raccontare un po' di che tipo di Marx emerge un po' da queste nuove letture, perché ci sono queste nuove letture. In fondo, come ha detto Iacono all'inizio, questo libro è un po', per quanto modesto che sia, però insomma, un libro che è stato tradotto in varie lingue, non è un libro mio, quindi per questo mi permetto di dirlo, un libro che io ho coordinato con 32 altri autori, ma è un libro che è stato tradotto già in molte lingue, che è stato ristampato, pubblicato, ha avuto una discreta recezione in anni bui e terribili, perché comunque il libro è uscito nel 2008, è stato consegnato nel 2007, cioè prima della crisi e prima di questa ripresa che Iacono ha raccontato all'inizio proprio del suo intervento. E è un po' un esempio di cosa sia accaduto a quella stagione gloriosa del marxismo italiano in Italia, e appunto un libro che è curato da un autore italiano che tra l'altro è costretto a fare il lavoratore migrante all'estero e che in alcune parti è stato scritto prima in italiano, riesce ad arrivare in Italia dopo altre 5 lingue, dopo 6 anni, dopo 8 anni di ritardo, 2008-2016, e tra l'altro appunto grazie anche all'aiuto militante di Iacono che ne ha permesso la pubblicazione nella sua collana, con tutto quello che questo significa, perché poi lavori del genere hanno anche un grande costo rispetto alle traduzioni, rispetto alle competenze che non ci sono più, quelle competenze che c'erano una volta in quel mondo che avete raccontato: conoscere un autore, conoscere la terminologia, poter tradurre un testo così difficile come quello di Grundrisse. E chi comprerà il volume vedrà che ci sono delle pagine, delle fotografie all'interno del libro, e queste fotografie insomma mi fanno vedere che questo era proprio un manoscritto che Marx aveva scritto per chiarire le proprie idee la prima volta che finalmente si decide a scrivere Il Capitale, cioè primo punto di riflessione. I Grundrisse sono considerati come la prima bozza del Capitale, e in effetti lo sono, perché non mi posso dilungare su questo, ma scoppia la crisi negli Stati Uniti, a New York, e Marx dice: non ho fatto quasi nulla della mia vita, perché Marx era insomma una persona che non aveva pubblicato assolutamente nulla, pochissime polemiche di carattere politico, era una persona che conosceva 6-7 militanti, era in contatto con 6-7 persone negli anni 50, quindi non ha nulla a che vedere con la statua di Bucarest o di Pechino, ed è come in questo momento dice: ma se non faccio questo libro adesso, cioè se non fornisco al movimento operaio la teoria per comprendere le tendenze del capitalismo e per poterlo comprendere, criticare e distruggere, la mia vita insomma non ha senso. E quindi lui per la prima volta si mette a scrivere Il Capitale, che pubblicherà il primo libro dopo 10 anni e che non riuscirà a completare in molte altre parti, che poi sono state pubblicate da Engels o da altri. Ma questi Grundrisse, in realtà il primo capitolo di una storia, sono una vecchia e lunga lotta che Marx ha iniziato 15 anni prima, quando a Parigi nel 1843, giovane, un po' cabbarba, 25enne, per la prima volta incontra la classe operaia a Parigi, in Germania non c'era, e l'economia politica, che non esisteva neanche come disciplina, neanche la parola c'era in tedesco, si diceva
nazionale economia, non si diceva politica economia. Quindi Marx, quando va a Parigi, incontra, e dal 43 al 44, a dire il vero, inizia a torturare questo suo caro amico Friedrich Engels, che a Parigi invece era molto contento perché Engels era un grande bevitore di vino, un grande corteggiatore di donne. Inizia a torturare questo Engels perché lo convince che lui sta scrivendo questa critica dell'economia politica. Marx ha il primo contratto nel 1844 con un editore. In realtà Iacono ha già raccontato che riuscirà a pubblicare questo libro soltanto nel 1859, il primo fascicolo chiamato Per la critica dell'economia politica. In realtà è un libro che fu pubblicato in 1000 copie, ignorato da tutti, recensito solo da Engels, che tra l'altro recensì in una maniera molto diversa alla quale Marx avrebbe voluto che fosse. In questo periodo a Londra, dove il libro uscì, c'era invece un intellettuale ben più affermato, con una vita ben più semplice di quella di Marx, che viveva in condizioni di fame terribile, che aveva perso 4 dei suoi 7 bambini per fame, per povertà. Era Charles Darwin, che nel 59 scrisse nello stesso tempo di Marx l'origine della specie. Quindi Marx ci impiega 15 anni a scrivere questi Grundrisse, cioè a decidersi per la prima volta di pubblicare, di iniziare a mettere sui suoi pensieri. Per questo scrivo questa introduzione sul metodo, cioè da dove devo iniziare, da dove devo cominciare. Perché? Perché è un autore rigorosissimo, perché è un autore di una straordinaria autocritica, perché è un grande studioso e che non si accontenta di conoscere un sapere limitato e soltanto legato ad una disciplina. Quindi da questo punto di vista è un grandissimo insegnante Marx, è proprio un antimarxista, se diamo a questa parola il connotato peggiore che ha avuto nel Novecento, cioè se leghiamo questa parola all'Unione Sovietica e al marxismo dominante del Novecento, cioè il marxismo-leninismo. Marx invece è sempre critico, è sempre contro, è sempre pronto, per questo, come ha raccontato Iacono, questi suoi appunti, in qualsiasi fase della sua vita ne si prenda, dagli anni dell'università in Germania agli anni della malattia ultima a Londra, sono sempre appunti aperti, ma sono sempre appunti che mostrano un autore che non si accontenta delle conoscenze che ha e che tenta di estenderle sempre di più. Questo libro, chiudo questa parentesi, è un esempio perché appunto arriva in Italia e dopo diversi anni e permette anche al pubblico di lettori italiani di conoscere alcuni nuovi autori, autori che oggi sono molto affermati in diversi paesi, ma che da noi non ci sono. Per esempio, il saggio sull'ecologia che è stato ricordato da Jofrida è un saggio di John Bellamy Foster, che è il direttore della Monthly Review e che ha oramai già 2 decenni di lavoro sull'ecologia, non solo lui, ma con un gruppo molto vasto di persone. Ce ne sono altri, c'è Postone, c'è Ellen Wood, della quale è stato tradotto un libro, ma soltanto uno. Insomma, vale la pena, per coloro che sono interessati a Marx, a leggere queste 20-25 pagine per alcuni degli autori che sono affermati e che sono conosciuti. Ma c'è stato un altro grande cambiamento, accanto a quello politico che è stato descritto, la caduta del muro di Berlino, e accanto a quello della ripresa degli studi legato alla crisi del 2008, a dire il vero c'era stato anche un altro tipo di ripresa che noi a volte non raccontiamo in America, in Nord America o in Europa, cioè la ripresa di un Marx politico. E questa ripresa è avvenuta oramai già oltre 15 anni fa ed è avvenuta in America Latina. È vero che il Marx che intende la crisi e il capitalismo torna ad essere conosciuto dopo il 2008-2009, quando le università, le riviste, in particolare i media, insomma, si accorgono di avere soprattutto dei ripetitori delle positivi aspetti del capitalismo, insomma. Quindi quando salta la casa, quando trovano le fiamme nella camera da letto, hanno bisogno anche di qualcuno che spieghi le ragioni di questo. Quindi, ma sono state dette molte cose, quindi non è che devo ripetere il perché del Marx economista. Invece il Marx politico era nato in America Latina, era stato riscoperto in America Latina prima di questo, era stato riscoperto perché c'erano dei nuovi movimenti sociali e anche in alcuni casi partiti politici o anche in alcuni casi dei governi, come quello della Bolivia, che per esempio ha fatto il dibattito sull'ultimo Marx, sull'opcina, sulla proprietà comune, ci tornerò
tra 5 minuti e concluderò tra 6 minuti, ha fatto di questo testo, di questo dibattito, una rivisitazione essenziale del rapporto tra comunità, proprietà collettiva, comunità indigena e avvento del capitalismo. Ne parlo tra un istante. Quindi questa riscoperta di Marx ha avuto dei volti differenti. C'è una riscoperta che però riguarda il mondo dell'università e che è anche alla base della mia ricerca, di questi due lavori che presentiamo stasera, per i quali ringrazio le parole gentili che sono state dette e per l'invito qui alla Feltrinelli, ed è un tipo di ricerca che viene fatto su un testo differente, cioè il Marx che hanno letto i due colleghi che hanno parlato prima di me è un Marx diverso da quello che leggo io, da quello che ho iniziato a leggere io 10 anni fa. Perché? Perché ci sono molti nuovi manoscritti di Marx, perché ci sono alcuni quaderni di appunti, ecco, che oltre insomma l'idea brillante del singolo studioso che si preoccupa di andare a cercare, oggi invece sono molto più a disposizione di un pubblico vasto. E nella nuova edizione delle opere di Marx, che ha ripreso la pubblicazione nel 1998 in Germania e che pubblica dei volumi di 200 euro l'uno, di 1000 pagine l'uno, che sono dei volumi ovviamente per degli specialisti, ma in questi testi ci sono pubblicati per esempio tutti i manoscritti completi del Capitale. La pubblicazione è stata completata, ultimata nel 2013. In questi testi per la prima volta si leggono le corrispondenze di Marx e Engels, non solo tra loro, tra queste due divinità considerate erroneamente divinità, no? Nel XX secolo, ma la corrispondenza con gli altri esseri umani che come loro facevano politica, scrivevano sulle riviste, pensavano il mondo, e quindi si capisce molto. Facevano la rivoluzione nel 48 in Germania come nel 71 a Parigi, quindi c'è molto più materiale, e quindi si capisce anche la cosa essenziale, secondo me, per i tantissimi ragazzi che vedo stasera, mi fa sempre molto piacere, cioè che Marx non è un monolito che è arrivato sul mondo, sulla terra, già con tutte le idee nella sua testa, ma è una persona che si è formata, che ha letto moltissimo e con quegli strumenti di autocritica e di rigore è riuscito a elaborare la sua teoria, e che poi è stata una teoria che è stata forgiata dalla lotta politica e che ha fatto prendere a Marx svolte e riconsiderazioni importanti, io direi allo stesso livello delle riconsiderazioni, dei ripensamenti che lui ha quando legge i libri e quando si appropria delle discipline, non da ultimo quello dell'antropologia. Allora, questa nuova edizione poi pubblica la quarta sezione, l'ho detto tutte, pubblica le opere di Marx anche in una forma differente, cioè l'ideologia tedesca non è più quel mattone nel quale c'è scritto insomma che cosa è il materialismo storico. I manoscritti economico-filosofici del 1944 non sono più il testo di filosofia che Marx ha scritto, insomma, ma sono degli abbozzi che vanno considerati come importanti, ma che vanno attribuite a una persona che aveva 26-27 anni e che era alle primissime armi, insomma, rispetto all'elaborazione delle sue idee. Quindi bisogna anche riconsiderare poi quale Marx è stato letto, quale tipo di marxismo è emerso nei differenti contesti che vengono presi in esame. Oggi è possibile riaprire anche il percorso della ricerca su Marx, io cerco di farlo, non solo dal punto di vista della sua attualità, dell'analisi economica, non solo dal punto di vista delle possibilità politiche, finalmente Marx non è più identificato come baluardo dello Stato sovietico, ma anche per il fatto che ci sono molti nuovi materiali che devono essere rimessi anche qui da noi, attraverso testi, attraverso antologie rigorose, ben fatte, accurate, non come quelle che spesso circolano anche qui in Italia, nel quale insomma si prendono delle frasi e le si intercalano senza alcuna distinzione, si passa dal 44 all'81 e si ritorna al 36, insomma, quando Marx stava al liceo. Quindi questo è anche un compito che abbiamo, e mi fa piacere che è stato ricordato. Negli ultimi anni ho tentato sempre di pubblicare le opere di Marx, ci sono nuove antologie che usciranno nei prossimi anni. E quello che volevo raccontare dei Grundrisse, l'altro minuto, poi vado sull'ultimo libro rispetto alle domande, quindi
d'ecologia, il Marx di Negri è stato detto, insomma, non vorrei parlare poi troppo di questo, anche perché è anche uno degli autori più conosciuti qui da noi, e una delle tante letture che sono state date a questo testo, e nella terza sezione di questo libro c'è la storia dei 20 paesi, delle 20 lingue in cui i Grundrisse sono stati tradotti. Marx scrisse questo ammucchio di terribili manoscritti, perché Marx scriveva, guardate la calligrafia, chi di voi è curioso, in una forma illeggibile. Marx scrisse queste 600 pagine soltanto per lui, non avrebbe mai potuto immaginare che sarebbero state tradotte in oltre 20 lingue e stampate in 500.000 copie, ma ancora meno Marx avrebbe immaginato che sarebbe stato letto in tutte le università di sociologia del mondo per una parte dell'ideologia tedesca sulla divisione del lavoro, una parte che lui aveva ampiamente superato. Ancora meno Marx avrebbe potuto immaginare che sarebbe stato letto in molti paesi non per il lavoro di tutta una vita, il Capitale, ma per il primo bacetto con la sua fidanzata, l'economia politica, il primo bacetto sono i manoscritti di Parigi del 1844. Quindi bisogna fare attenzione a quando si contestualizzano queste cose, e le nuove letture di Marx servono anche e a questa ragione, insomma, per riaprire un percorso dei quali Marx e Grundrisse non solo il frammento, non solo l'introduzione, ma tanti, ce ne sono moltissimi, e sono anche raccontati nel libro, nella prima sezione. Per esempio, faccio solo un caso, insomma, Marx scopre il plusvalore e crea, insomma, questo concetto proprio scrivendo questi Grundrisse. E c'è un filo che lega i due libri, ed è il filo della storia. Sia alla fine degli anni 50 che alla fine degli anni 70 Marx si immerge in queste grandissime ricerche di storia, e queste ricerche di storia, in particolare la seconda, non solo la prima, sono delle ricerche che non sono incentrate meramente sull'Europa, sono delle ricerche che sono aperte al sud del mondo e alle società extraeuropee, che pensano molto, in maniera molto seria, la questione del colonialismo, e che pensano e ripensano in maniera molto approfondita l'impatto del capitalismo sulle società extraeuropee. Io farò soltanto un esempio per sgombrare in campo anche, io fido, da molta spazzatura, insomma, che torna a circolare su Marx oppure su altri autori, anche su Gramsci, oggi così famoso e celebrato ovunque, ma molto spesso non messo nel contesto politico e sociale della sua elaborazione. Cioè, Marx è letto oggi nelle università, è raccontato dalle università e descritto dalla letteratura secondaria, molto spesso della stessa qualità di quella degli anni che io criticavo del marxismo-leninismo, cioè da lettori che non conoscono bene Marx, che ne fanno una lettura superficiale, che ne fanno una lettura relativa ad alcuni frammenti, ad alcuni testi che servono strumentalmente ieri per erigerlo a scienza infallibile, oggi ad autore limitato. Una di queste letture è quello che descrive Marx come un autore dell'orientalismo, come un autore che è esclusivamente interessato all'Europa e che vede, insomma, il capitalismo come una necessità storica che deve affermarsi ovunque. Quest'ultima ricerca, l'ultimo Marx, mostra in maniera evidente che non è così. E io, per fare un esempio, vorrei raccontare che questa lettura si basa molto su un articolo che Marx scrisse sulla dominazione britannica in India. Questo articolo fu scritto nel 1853 da un giovane giornalista di 35 anni ed è un articolo di 3 pagine. In questo articolo Marx critica la condizione dell'India, lo fa giustamente perché Marx è in favore di un nuovo tipo di individuo sociale, quindi di un tipo di individuo sociale che deve spezzare il dominio della religione, che deve spezzare la condizione della donna nel patriarcato, nella società delle caste dell'India, e quindi dice l'Inghilterra ha anche una funzione positiva, perché il capitalismo sta anche un po' a spezzare questo quadro, a smuoverlo, e quindi dialetticamente anche ad aprire la possibilità per la società post-capitalista, per la società comunista. Successivamente però, peraltro, Marx era un essere umano, quindi era una persona che leggeva le cose che erano disponibili, e quando lui andava al British Museum leggeva anche dei testi di storia dell'India, che erano testi di storia dell'India scritti da persone reazionarie, che erano scritti da
dagli ambasciatori che erano andati lì a colonizzare. Successivamente lui riesce a reperire anche altre fonti, ma si convince, e questo è un testo che emerge, è un racconto che emerge in alcuni suoi commenti ai quaderni di antropologia e di etnologia che ha ricordato Iacono, si convince del fatto che, e lo scrive chiaramente, che l'intervento europeo in India non ha fatto che portare morte e carestie. Cioè, Marx scrive chiaramente che non è vero che il capitalismo doveva per forza affermarsi ovunque, non è vero che c'è soltanto una possibilità, una storia, una teoria del progresso che deve affermarsi senza alcuna differenza in forma indifferenziata in tutte le società. Questa è una cosa che l'ultimo Marx, Marx negli ultimi anni, insomma, si concentra molto su questa questione, e lo fa anche rispetto a delle domande politiche. Ho concluso su questo, cioè Marx la sua riflessione non la fa perché è un filosofo isolato, oppure perché è un professore universitario che sta scrivendo il suo libro. Marx fa la sua riflessione e scrive i libri che pubblica, costretto alcune volte quasi a pubblicarli, perché lui non vorrebbe farlo, vorrebbe studiare ancora di più, cambiarli, perfezionarli ancora di più. Lo fa in base alle questioni politiche, e la questione politica che era giunta in questo momento era la seguente: caro Marx, scriveva una rivoluzionaria russa chiamata Vera Zasulic nel 1881, ma noi che viviamo qui in Russia ieri, oppure io vi raccontavo in Bolivia oggi, dobbiamo per forza aspettare che il capitalismo si manifesti, che il capitalismo costruisca anche da noi le fabbriche, le classi operaie, la rivoluzione industriale, e dopo, successivamente, tra 100 anni, i nipoti dei nostri figli, dare dei volantini fuori le fabbriche e fare propaganda per la causa socialista? Oppure è possibile intervenire oggi, adesso, su quelle che sono tutta una serie di forme comuni della proprietà? In Russia ieri, l'obscina, in Bolivia, in America Latina, in altri posti del mondo oggi, delle altre. Marx, a differenza dei marxisti, rispose a questa domanda: sì, è possibile, cioè è possibile saltare in alcuni casi, e non vi dico quali, così chi è interessato si compra anche il libro, perché noi dobbiamo anche fare promozione stasera, dicendo tu l'hai detto, c'è proprio scritto chiaramente, ma non lo dirò, in quali casi invece è possibile saltare la tappa capitalista e quindi anche spezzare questa idea di filosofia della storia, alla quale Marx è stato erroneamente, a mio giudizio, associato. E quindi queste sono alcune delle tematiche che io volevo richiamare alla vostra attenzione, e vorrei anche, concludendo, raccontare, ecco, di questo Marx che va verso sud, insomma, l'avete capito dalle cose che ho detto, guarda il mondo coloniale, guarda le società extraeuropee, scrive chiaramente: guardate, io nel Capitale la mia analisi vale soltanto per l'Inghilterra e per la società europea, non è un'analisi che deve essere per forza imposta a tutto il resto del mondo. Ma Marx va verso sud non solo con le sue idee, ma ci va anche fisicamente, perché purtroppo quando sua moglie muore e lo lascia da solo dopo una vita insieme, Marx prende la bronchite, una pleurite terribile, e quindi cerca di andare verso il buon tempo, cerca il sole, lo costringono ad andare prima all'isola di Wight, poi andare in Francia, a Parigi, poi a Marsiglia, e da lì Marx decide, su consiglio di Engels e di un'equipe di dottori che lavorava alla salute della famiglia Marx, perché lui è sempre stato sempre vissuto in queste condizioni molto difficili, di andare in Algeria. Per cui questa è una cosa della biografia di Marx che pochissimi conoscono. Alla fine Marx, da solo, con una piccola borsa, con dei medicinali, una maschera per respirare quando gli mancava l'ossigeno e un cappotto di cammello, come lui scrive, per la prima volta lascia l'Europa all'età di 63 anni, si mette su questo piroscafo e dopo 3 giorni di mare va ad Algeri. E quando va ad Algeri osserva anche alcune cose, è stanco, è sfibrato, insomma non ha più quella forza che aveva prima, non può neanche più parlare in questo periodo. Si cura, gli tagliano sulle spalle, qui sul petto, gli fanno le vescicanti, una tortura terribile che lui racconta anche in una forma divertente, sempre autoironica, caustica, ad Engels, alle figlie e ai pochi
militanti che erano in contatto con lui. Però quando va lì lui è anche interessato a guardare il mondo, insomma, quindi su questo c'è anche una riflessione interessante del mondo arabo e dell'Islam fatto da Marx durante quei 2 giorni e mezzo, che secondo me, insomma, non è una cosa che risponde alle domande nostre di oggi, ma che certamente avrebbe messo in imbarazzo molti comunisti francesi che hanno per esempio appoggiato l'occupazione francese in Algeria. Insomma, Marx già dal tempo, quindi guardate che ho fatto l'esempio gli inglesi in India, ora i francesi in Algeria, già all'epoca dice che quei maledetti sono lì, i colonizzatori, soltanto per prendere la proprietà comune, per distruggere la comunità che esiste. È un tema che si ricollega, lo capirai perfettamente, con gli studi di antropologia, di etnologia e ai richiami che sono stati fatti nelle prime 2 interventi della discussione, e che quindi, insomma, Marx esprime tutta la sua contrarietà politica, tutta la sua opposizione politica, vedrete in che modo nel libro. Quindi questo Marx oggi, secondo me, non ci serve soltanto nella divisione schumpeteriana sia al Marx economista, no al Marx politico. Beh, Schumpeter è un grandissimo comunque rispetto a quello che circola adesso, basta pensare che in Italia l'ultimo Marx, l'unico Marx di cui si parla, mi fa quasi disgusto, è il Marx filosofico di Fusaro, insomma, quindi immaginate noi da che cosa dobbiamo ripartire. Ma accanto a questo Marx economista che analizza il capitalismo e di cui si è già detto moltissimo negli ultimi anni, io credo che bisogna riprendere proprio il tema della politica di Marx, cioè il tema del ripensare l'alternativa alla società capitalista, e guardare nei manoscritti di Marx, nei dubbi di Marx, nel suo percorso, quelle che sono alcune sollecitazioni, quelle che sono alcune idee che possono tornare utili a noi oggi, anche perché la critica della società capitalistica di Marx è oggi più attuale che mai, è oggi più attuale che 150 anni fa quando fu pubblicato Il Capitale. Il prossimo anno si celebrerà il 150° anniversario. Perché? Perché il capitalismo non esiste soltanto in Inghilterra e in pochi altri centri industriali in Europa o nel Nord America, ma è diventato un sistema che dalla Patagonia alla Cina è mondiale, è globale, e perché il capitalismo non è soltanto, non prende, succhia, Marx direbbe, come un vampiro il nostro lavoro, la nostra vita, soltanto nelle ore della fabbrica, ma ora lo fa in qualsiasi altra sfera dell'attività umana. Quindi da questo punto di vista io direi che Marx davvero ci torna ancora utile. Grazie. Thank you.